anticipazioni Uomini e Donne il 1 e il 2 novembre 2018 non andrà in onda, ecco perché notizia dell'ultimissimo minuto, pausa in arrivo per Uomini e Donne. Più precisamente a non andare in onda questa settimana sarà Il Trono Classico. Il motivo è presto detto. La De Filippi e la sua redazione faranno ponte lungo per la festa del 2 novembre. Canale 5 tornerà perciò a trasmettere la trasmissione di Maria direttamente lunedì 5 novembre 2018. Il tutto è confermato dalla programmazione TV di questa settimana pubblicata sul sito ufficiale di Mediaset. Oggi, lunedì 29 ottobre 2018, così come martedì 30 e mercoledì 31 andrà in onda il classico appuntamento con Il Trono Over, mentre giovedì e venerdì i telespettatori dovranno fare a meno del loro abituale appuntamento pomeridiano. Al posto delle nuove puntate del Trono Classico, su Canale 5 andrà in onda, sia il 1 che il 2 novembre 2018, una nuova puntata della seconda stagione dell'Isola di Pietro con Gianni Morandi. E mentre il programma di Maria De Filippi va in pausa, lo stesso non vale per le soap opere. Una vita e Il Segreto continueranno ad essere trasmesse come d'abitudine sempre allo stesso orario. A grande sorpresa, anche Barbara D'Urso si concederà una brevissima giornata di riposo. Pomeriggio 5 non andrà in onda giovedì 1 novembre 2018, ma tornerà poi venerdì 2. Uomini e Donne, Trono Classico in pausa. Ultime news su Teresa, Lorenzo e Luigi. Per scoprire come stiano andando i troni di Luigi, Lorenzo e Teresa bisognerà perciò attendere la prossima settimana. Nel corso delle prossime puntate assisteremo all'abbandono da parte di Mara Fasone e alla volontà della Langella di far restare Andrew dal corso in corso per conoscerlo. Luigi e Lorenzo continuano ad avere battibecchi a causa di alcune particolari corteggiatrici e tra tutte, Giulia continuerà ad essere protagonista. I fan di Uomini e Donne attendono anche di scoprire chi sarà colui che prenderà il posto della Fasone.